Ciao ragazze, specialmente ciao ragazze, perché questo è un altro video shopping o haul come lo chiamate voi. Ho fatto altri danni, altri acquisti su internet, come sempre, perché non mancano mai i saldi. Come sempre, vedete questi video a settembre perché io li registro ad agosto e sto morendo di caldo. Per cui faccio veloce. Intanto vi dico che è la prima volta che acquisto su questo sito Bio Vegan Shop. Questa è la scatola. Allora, questo sito me l'ha consigliato praticamente Sashan Beauty, spero che ho pronunciato bene il canale, per cui ho visto un suo video, una sua recensione dove faceva vedere un prodotto, se non sbaglio, il contorno occhi. Ero interessata, lei non si è trovata bene su quel prodotto, però io ho detto vabbè, lo proverò. Ero, diciamo, interessata su questo prodotto qui. Allora io ho chiesto dove acquistarlo e lei mi ha dato questo sito dove acquistare questo prodotto. Alla fine, come sempre, invece di acquistare un prodotto, ho praticamente svaligiato il sito. Infatti è la prima volta che acquisto, ringrazio Sashan Beauty di avermi, diciamo, consigliato questo sito. Lo apriamo insieme. Un po' ho sbirciato perché io sono una che sbircia. Intanto vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e giustamente seguitemi su Instagram che lì sapete prima cosa succede. Allora, si presenta così la scatolina. L'unica cosa che mi piace di... Allora, a prescindere che la spedizione in 2 giorni è arrivata, per cui è top. La cosa più bella di questo sito che mi piace di più è che tutti questi prodotti che vi farò vedere non sono testati sugli animali, per cui è una cosa che a me mi piace, questa cosa. Solo questo sito, sugli altri siti che compro e nei supermercati, giustamente, tipo trucchi, eccetera, non sono, diciamo, sono attestati sugli animali, in poche parole. Per cui mi piace, già mi sta piacendo. Comunque, iniziamo da questo. Questo è un... c'è scritto, felicità è trovarsi con la natura, vederla parlare. Non so se si vede, spero che lo notate. Ok. E dentro, che avevo già sbirciato, infatti ho detto, ma cosa sono? Ci sono i campioncini. Li vediamo insieme, velocemente. Anzi, me ne ha dati cioè, tanti, me ne ha dati 4. Invece gli altri siti me ne danno 2. Comunque, questo qui... non so cos'è. Non so cos'è, vabbè. E questo è tutto scritto in straniero, qualcosa del genere, non lo so, per cui non posso dirvi che cos'è. Questo crema viso idratante per pelli sensibili e secche, queste vanno bene per me. Ma perché? Cellulare, ok. Poi gel del aloe vera. Questo blu è un po' scritto in tutte le lingue praticamente, italiano però non è che ce ne sono tanti. Sublime fondo. Ah, questo è fondotinta. Ok, comunque io sto facendo la collezione dei campioncini oppure di vedere di comprare sui siti. Comunque, questi sono i campioncini, non sto lì a raccontarvela tutta. Mi velocizzo un po' perché 4 minuti è già troppo. Allora, sono impacchettati tutti in questi sacchetti, per cui diciamo che per farvi capire, oh Madonna, vediamo se riuscite, li vedete? Sì, sono tutti impacchettati così. Poi potevi scegliere, diciamo, questi qua, se volevi questi o volevi tipo
la carta, quella lunga, strisce, non so. E io ho scelto questi qua. Allora, li scartiamo insieme. Non mi ricordo quanta roba ho preso, perché i prezzi non me li ricordo, perché ce li ho scritti sulle mail, perché vi arriva le mail e diciamo, ti mandano la ricevuta tramite mail. Per cui diciamo che non mi ricordo i prezzi, cioè forse sì. Comunque calcolate che l'ho pagati 10% di sconto. I prezzi semmai ve li metto qua, così almeno, o qua o sopra, così sapete, se siete curiosi sapete com'è. Allora, apriamo. Io non sono brava ad aprire. Io spacco tutto. Comunque, la prima cosa che ho acquistato, mamma mia, è questa. Il patch occhi. Questa mi ricordo che l'ho pagata 4 euro e qualcosa. Patch occhi. In totale dovrei aver speso 40 euro. Se mi ricordo bene. Comunque questo ho comprato, costava poco, sono due, vedrò come. Ah no, sono quattro. Cosa sto dicendo? Allora, sono due e vanno tenuti 15 minuti. Il numero 4, spero che si vede, le borse occhiali, non mi veniva la parola. Poi visto che su questo sito c'è le marche che vende Carlita Shop, per cui grazie a Sunshine Beauty che mi ha fatto scoprire questo sito, ripeto, perché ho visto Nakomi, Alchemilla e altri prodotti che io acquisto da Carlita Shop. Questo sito costa molto meno che Carlita Shop, per cui ho acquistato queste cose che adesso vi mostro. Da Carlita Shop, cioè invece da Carlita Shop l'ho acquistata in questo sito, che è la Nakomi, che è questa qui. Lo yogurt peach love, questo, se non sbaglio 8 euro, non mi ricordo, questo qua l'ho voluto provare, siccome da Carlita Shop costa sui 10 euro o forse anche di più. Qua costa di meno, adesso non mi ricordo il prezzo, comunque lo lascio qui se siete interessati. C'è scritto yogurt per corpo dal profumo di pesca succosa. No, vabbè. Io volevo aprirlo per sentire l'odore. Allora, pesca lo sa di pesca. Però ha uno strano odore. Non lo so, così è uno strano odore, non riesco a capire. Comunque, è normale che sia lo. Perché? Vabbè, vi farò sapere. Siccome so che a Carlita Shop c'è questa marca, Nakomi, ma costa troppo sul suo sito, allora ho deciso di comprare su questo, che ho visto che costava di meno. Poi, spacchetto, rompo la carta. Perché tanto non mi serve, però questa cosa qua è molto bella. Che cosa ho preso? Non mi ricordo. Farò un casino. Questo me l'ha messi tutti insieme in questo sacchettino. Ma io faccio sempre disastri, non so perché. Comunque, vi faccio vedere questo qui, Nature Cover Stick, il correttore. Che bello. Spero che ho azzeccato il colore, che non mi ricordo perché qua non c'è scritto. Vaniglia. È vaniglia, ma non c'è il. È anche vegano. Comunque, fatto così allo stick. Ho acquistato questo qui, che non mi ricordo il nome, ma ve lo lascio giù. Forse era 2 euro, 3, non lo so. E due burro cacao che già stavo impazzendo, che l'ho presi su Carlita Shop banana e melone, che vi ho fatto vedere. Invece
acquistato su questo sito, pagati se non sbaglio 2 euro, ho acquistato questo alla mela verde e questo alla fragola e panna. Non resistivo e ho detto li voglio subito acquistare, costavano poco. Poi io sono, questi sono di Alchemilla, sono una cosa allucinante perché vado matta quando sento il profumo. Adesso qua, se riesco ad aprirlo, vediamo se facciamo così. Questo è buono, fragole panna. E poi c'è mela verde. Ah no, quella è la mela verde, questa è fragole panna. Come profumi non sono male. E quali sono stati gli altri acquisti? Poi ho voluto prendere questo correttore liquido, nuova formula della Benecos. Anche questo qua era della Benecos, scusate, ma non vi sto dicendo neanche la marca. Questa Alchemilla, sono un po' fusa, e naturale, non mi ricordo neanche questo che numero è, beige, vabbè, è fatto così. E il colore, adesso vediamo se... Vediamo, spero che... Questo, che non so se si vede, dovrebbe essere, spero, adatto alla mia carnagione. Perché il mio cellulare fa luce e non si capisce. Per cui sembro bianca. Anzi, sono bianca. Solo che non vado al mare, vado a dicembre e giustamente mi vedete non abbronzata. Comunque, questo è il colore. Sembra molto bello da vederlo. Vi farò sapere anche su quello. Poi scartiamo questo. Ho preso un bel po' di cose, sono, se non sbaglio, 8 prodotti. Questo qui, sempre della Nakomi, Body Mouse Cocco e Banana Shake. Non mi ricordo se era quello che avevo. Sì, questo qui è quello che avevo acquistato. Madonna, che mi fa impazzire l'odore. Non potete capire. E dai. Vabbè, non si vede, però è buonissimo. Questo ve lo straconsiglio. L'avevo preso sempre su Carlita Shop, ma qua mi è costato meno perché c'era il 10% di sconto. È quello che adoro. È strabuono. Questo qua. Comunque i prezzi ve li lascio qua intanto che vi faccio vedere i prodotti, perché registrando col cellulare giustamente non mi ricordo i prezzi, perché l'ho acquistato all'inizio di agosto. Adesso, se non sbaglio, non so che oggi sarà l'8, no, non è vero, il 12 oggi. Per cui vabbè, comunque questo che adesso ve lo scarto. Allora, vabbè, queste cose potevo già aprirle con voi, ma è più bello far vedere che apri questi. Comunque, questo non mi ricordo se è l'ultimo prodotto, credo di sì. Ecco, questo qui è quello che parlava Sunshine Beauty del contorno occhi della Avril. Questo qua. Questo costava 7 euro col 10% di sconto, se non sbaglio 6 euro e qualcosa, o meno di 6 euro. Questo è un prodotto di 40 ml, lo voglio provare e vediamo se io mi trovo bene. Lei non si è trovata bene, io spero che mi trovo bene. Infatti lei ha parlato di questo prodotto, per cui andate a vedere il suo video. Che parlava di questo prodotto. E questo, sì, vabbè, il prezzo ve l'ho detto, se no ve lo scrivo qua sotto, vabbè, ma i prezzi ve li scrivo. Credo basta. Sì, perché è vuoto, ovviamente.
Per cui direi che ho finito di mostrarvi le cose. Ho preso 8 cose, che sono stati questi che ho mostrato. Allora, sinceramente avevo acquistato altre 2 cose di Nakomi, solo che quando io volevo acquistarli, aspettavo, aspettavo, e dopo che aspettavo, tutte queste cose non c'erano più. Allora, alla fine, non ho preso, se no erano 4 di Nakomi diversi e gli altri che ho, diciamo, comprato. Vi farò sapere come mi sono trovata. Se mi trovo bene, acquisterò ancora su questo sito perché vedo che ha dei prezzi molto molto buoni e non sono male. C'è anche di tutto, trovate di tutto. Sono vegani e allora qualità vegana e non è testato sugli animali, praticamente. C'è scritto sopra i prodotti, per cui già questa cosa è molto bella. Niente, fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti, se avete acquistato su questo sito, cosa avete acquistato, eccetera. Detto questo, vi lascio giù il link di questo sito se volete acquistare. Ripeto che tutte queste cose che vi faccio vedere, sia in questo video che negli altri video shopping, non sono sponsorizzati, voglio prescindere perché questi prodotti li ho comprati io, non è sponsorizzato. Vorrei prescindere questa cosa qua, perché molte persone, specialmente le ragazze, mi dicono che sponsorizzo questi negozi, ma non è così. Detto questo, un bel like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video, 17 minuti è anche un po' troppo. Ciao e al prossimo video.